Ho perso un oratore, vabbè. Ecco, ci siamo, siamo in diretta. Buonasera a tutti, dal Parlamento europeo, a questo evento organizzato dalla delegazione della Lega al Parlamento europeo dal gruppo Identità e Democrazia. Salutiamo tutte le persone che si stanno collegando su Facebook e soprattutto gli amici di Radio Padania, visto che siamo collegati in diretta anche con la radio e ringraziamo anche loro. Quest'oggi parleremo di un tema geopolitico molto caldo, a latere ovviamente delle elezioni presidenziali. Ascolteremo tre importanti relatori, insomma, che ci racconteranno come cambiano, se cambiano, come cambiano le prospettive per l'Iran dopo questa tornata presidenziale, e anche quali saranno le implicazioni per la politica in Medio Oriente, visto l'importante ruolo di questo paese nell'area e nelle relazioni tra questo paese, l'Unione Europea e ovviamente con l'intrusione della nuova amministrazione Biden, che sembra insomma avere un approccio diverso rispetto all'amministrazione Trump nella gestione dei rapporti complessi con questo paese. Oltre ai colleghi Marco Campomenosi e Anna Cinzia Bonfrisco, abbiamo, come dicevo, tre importanti relatori. Abbiamo Maria Giovanna Maglie, che tutti molto bene conoscete, giornalista, pubblicista, saggista, conoscete i suoi libri e ovviamente la sua grande esperienza di Medio Oriente, vissuta, diciamo, in periodi caldi anche sul campo. Abbiamo poi collegati il professor Peyman, che è professore di storia e politica del Medio Oriente presso la Scuola di Studi Internazionali dell'Università di Trento e anche ricercatore associato presso l'ISPI, quindi l'Istituto Italiano di Politica Estera, e ha pubblicato molte ricerche, molti studi e molti libri proprio su questo paese. E l'ultimo ospite è il professor Gian Piero Cama, che è professore ordinario di relazioni internazionali e scienze politiche presso l'Università di Genova, è membro anche della Società Italiana di Scienza e Politica e si occupa principalmente di due filoni di studio, quindi la teoria dei regimi democratici e dei regimi ibridi, poi magari ci spiegherà nel dettaglio di cosa si tratta. Come ovviamente chiave di volta per avvicinarsi a una teoria generale dei regimi politici. Ecco, questi sono i nostri ospiti. Io parto con una riflessione, poi lascio i saluti veloci a Marco. Insomma, questa tornata di elezioni presidenziali sembra un po' un ritorno al passato, quindi una vittoria dell'ex sfidante, di colui che aveva perso nella precedente tornata di elezioni presidenziali, quindi la parte più radicale dell'Iran, del clero più radicale che torna ad occupare la poltrona della presidenza, con un dato interessante, di cui magari poi i nostri oratori nella loro analisi ci parleranno. Questa è stata, credo, in termini di partecipazione elettorale, una delle elezioni presidenziali con un tasso più basso, credo intorno al 50%, più di 20 punti inferiore rispetto a 4 anni fa. Quindi poca partecipazione e soprattutto poca partecipazione da parte dei giovani, che su una popolazione di 90 milioni e rotti di abitanti dell'Iran sono una parte considerevole. La popolazione sotto i 30 anni, diciamo, è una fetta considerevole della popolazione iraniana, e sotto un paese in pesante crisi,
le sanzioni, insomma, dell'Occidente, una situazione economica molto difficile che ha inciso ovviamente sul sentimento delle persone e sulla percezione che gli elettori iraniani, che il popolo iraniano ha avuto degli ultimi 4 anni di gestione. Quindi, insomma, oggi ne parleremo molto volentieri con voi e ci darete un po' una visione di quello che queste elezioni rappresenteranno per il futuro del paese e dei rapporti con l'Occidente del paese. Mi taccio, lascio la parola a Marco per i saluti e poi partiamo con la parte interessante, diciamo, quindi i contributi dei nostri relatori. Sì, grazie Marco, sarò velocissimo. Io sono parlamentare europeo, collega di Marco Zanni e membro della delegazione UE-Iran. Delegazione in cui devo dire mi trovo spesso da Mi solo sento tutti nel da portare quello, avanti credo. alcune istanze Sono triste come la impressione. critica all'accordo sul nucleare, la critica a certi accordi che l'Iran sta negoziando con la Cina, che cerca di inserirsi e sfruttare un po' le debolezze delle divisioni del mondo medio orientale e le titubanze e i limiti di una Commissione europea, di una Bruxelles che si ostina a voltarsi dall'altra parte, se non approvare di tanto in tanto con il Parlamento europeo delle risoluzioni che purtroppo lasciano il tempo che trovano, perché sul tema dei diritti umani abbiamo collaborato a diverse iniziative di solidarietà, l'ultima è quella sul caso di Ahmad Reza Jalali, questo professore svedese iraniano che rischia la pena capitale per via di una folle accusa di spionaggio. Il caso di Nasib Semsai, di cui sinceramente ho perso anche un po' le ultime informazioni, che vede una collaborazione del regime turco per l'arresto di una donna che è scappata dall'Iran perché è una delle protagoniste delle lotte contro l'obbligo del velo. Oppure il caso di Nasrin Sotoudeh, l'avvocatessa che insomma vedo Anna fa sì con la testa, sono tutti nomi che ricordiamo, che abbiamo citato, di cui ci siamo occupati. Pochi giorni fa il Free Iran World Summit è stato un altro elemento in cui sia io che la collega Bonfrisco abbiamo inviato un nostro contributo video. Insomma, vediamo che rispetto a una sensibilità che certi media e certi politici a livello singolo, partiti politici come la Lega, stanno portando, ecco, le cancellerie faticano, ecco, a dare un contributo, come dire, fattivo e concreto. Sullo sfondo, questa elezione di Ebrahim Raisi, che non è ancora entrato in carica, ma che si porta con sé una storia, insomma, di magistrato durissimo contro le minoranze, uno dei protagonisti del Comitato della Morte che dal 1985 ha portato al patibolo, comunque a condanne severe minoranze politiche, giornalisti, attivisti e perché no, anche minoranze religiose. Quindi non voglio rubare altro tempo ai nostri relatori, io sono qui anche per ascoltare e cercare di capire insieme a loro che cosa si può fare per rendere un po' più concrete queste nostre riflessioni e per capire insieme a loro qual è un po' il futuro di quell'area. E poi anche una domanda, uno spunto di riflessione. Io sono abbastanza confortato dal fatto che la presidenza democratica mi pare stia proseguendo su un certo filone, al netto di qualche sfumatura, mi sembra che per adesso la presidenza Biden, insomma, ecco, questo è un elemento su cui vorrei capire insieme a voi se dobbiamo sperare che ci sia il mantenimento di una linea dura oppure se si cercherà un compromesso e di che tipo. Grazie ancora per essere qui con noi. E non so, Zanni, a chi dobbiamo dare la... Ah, il professor Cano. Maria Giovanna, Ah, partiamo con Maria Maria Giovanna. Giovanna Benissimo. che così, grazie. Prego, Maria Giovanna. Grazie a voi, grazie per avermi invitato. Vi chiedo scusa fin da ora se farò ricorso a qualche appunto perché l'argomento è complesso e gli interlocutori sono di alto livello, quindi ho fatto una cosa che non faccio mai, mi sono presa sul cellulare qualche appunto, se mi serve lo guarderò.
Tuttavia, mi pare che nei saluti di Marco Zanni e di Marco Campomenosi siano indicati due elementi, diciamo, se non altro di analisi e di cronaca di quello che sta accadendo. Da una parte l'elezione di un presidente che i media e le TV italiane chiamano ultraconservatore, e che è un termine che io trovo adorabile, perché ora per definire un mascalzone boia noi diciamo ultraconservatore, come se il conservatore in sé fosse già una. È come quando mi dicono tu zitta che sei sovranista. E dico sì, e qual è la pena che viene applicata per questo specifico reato? È così, come se essere conservatori fosse già un difetto di quelli capiti, un peccato capitale. In più quello è ultra, no, quello non è ultraconservatore, quello è l'espressione più retriva di un regime sciagurato che con delle lunghe adunche mani conculca i diritti di quel popolo da 42 anni, non so se faccio i conti bene. So che tutta la mia carriera di giornalista si identifica con l'Iran, perché io ero appena entrata nella redazione di un giornale per fare il benedetto praticantato quando ci fu la famosa rivoluzione iraniana, alla quale il 99% dei grandi giornalisti che io guardavo con ammirazione in tutti i giornali plaudirono con gioia ed entusiasmo, raccontando con orrore, le nequizie dello Shah e della dinastia che se n'era dovuta andare dopo aver impoverito il paese. Nessuna indulgenza eccessiva per un regime come quello degli Shah, per un governo come quello degli Shah. Mi limito a dire che magari l'Iran oggi stesse come stava alla fine degli anni 70, magari la sua situazione economica e sociale e di rispetto ai diritti civili fosse come quella lì. Va bene. Questo per dirvi che io ho questo Iran sempre nella testa. Mi ricordo quando nella prima guerra del Golfo e anche la seconda. Andavo a fare lo stand-up, quella parte in cui il giornalista televisivo si mostra e che dovrebbe essere piccola, invece di solito è enorme, e l'andavo a fare in un monumento in cui c'erano due sciabole incrociate a Baghdad, due sciabole incrociate ai lati delle gigantesche reti con dentro teschi di soldati iraniani, perché anche questo è il Medio Oriente. Il Medio Oriente è un posto terribile. Noi abbiamo edulcorato queste cose nell'olio della democrazia. Quindi parliamo di questo presidente, di questo presidente. L'altra cosa importante, l'ha detta Campomenosi, è quella dell'atteggiamento dell'Europa. L'Europa, l'Unione Europea, in questa come in tante altre cose, che ne so, i costi della transizione ecologica, per dirne una, di una transizione ecologica dissennata, per dirne una, l'Unione Europea o la Cina, l'Unione Europea ha nella sua struttura di vertice burocratiche in alcune sue nazioni questo straordinario atteggiamento degno di Ionesco e di Beckett, per cui sono convinti di essere i più furbi intanto che corrono verso l'abisso. Per cui il business as usual rischia di essere e per fortuna che non c'è più Trump e lo possiamo fare più tranquillamente, rischia di essere ancora una volta la risposta all'elezione dell'ultraconservatore. Però è pur vero, e ritorno al discorso iniziale, che le condizioni in cui si trova oggi la protesta politica, sociale, popolare in Iran sono cambiate anche rispetto ad altri precedenti episodi in cui i poveretti furono lasciati soli. Sapete, ora va di moda dire che non bisogna fare le guerre umanitarie, non bisogna fare le guerre di esportazione della democrazia, ed è anche giusto perché sono andate male. Io, che sono una vecchia reazionaria, dico che sono sbagliate quelle che finiscono male, quelle che si fanno a metà. Quelle come il ritiro in questi giorni dall'Afghanistan e delle truppe americane e dell'Iraq, lasciando a occhio l'Iraq in mano all'ISIS e l'Iran in mano ai talebani. Ma questo è argomento di un'altra giornata. Cioè, se vai a fare un'operazione, la devi portare a fondo, devi riuscire a farla, se no tanto vale non incominciarla. L'Iran, torniamo all'Iran. E qui avete già dato dei numeri sulle elezioni, ma i numeri in realtà. I numeri con i quali questo signore Raisi è stato eletto lo scorso 18 giugno non sono dei numeri qualunque. Perché? Mi spiego. Dopo che era stata resa nota la lista dei candidati accettati dal Consiglio dei Guardiani, che è un organismo sotto il controllo del leader supremo Khamenei, è venuto fuori che avrebbe vinto, come ha vinto, con 61,9% e il presidente che ha vinto. Però
Però qual è il punto? Il punto è che il numero di persone che sono, quello che loro sono riusciti a fare è stato quello di eleggere chi volevano che venisse eletto, ma lo ha eletto a conti fatti meno del 40%, senza contare, aspettate che vado a vedere i numeri, aspettate, senza contare che prima delle elezioni le autorità iraniane avevano detto che si trattava di un referendum, che di fronte al mondo cattivo che gli faceva la guerra, l'Iran avrebbe dovuto dimostrare come il popolo stesse con il suo governo, con il suo regime. Quindi non siamo stati noi ad attribuire a un numero inferiore al 40%, anche in Francia qualche settimana fa ha votato il meno del 40%, a quanto mi risulta, però nessuno l'aveva chiamato il referendum, si chiama la partecipazione e poi si lascia liberi, no? Invece in questo caso i terribili guardiani avevano detto che bisognava rinsaldare contro tutti i nemici esterni il patto con la Repubblica Islamica. E quindi la maggior parte degli iraniani ha risposto all'appello del regime o non andando a votare, l'affluenza più bassa nella storia della Repubblica Islamica dal 79. Se contate le schede nulle, 3 milioni di elettori avrebbero votato in bianco, o facendo dei disegnini satirici sulla scheda elettorale, e questo è quello che ci hanno detto, magari sono anche di più, l'affluenza è stata inferiore al 40%. Tant'è vero che la bassa affluenza alle urne possiamo dire che rappresenta un clamoroso rifiuto del sistema da parte degli iraniani. Allora, chi ha vinto le elezioni? L'ultraconservatore o il boicottaggio? Io mi sento di poter dire che lo ha vinto il boicottaggio, che aveva lo scopo di privare la Repubblica Islamica della possibilità di sfruttare l'affluenza alle urne come prova della sua legittimità nel paese. E questo è molto importante. Tant'è vero che c'era un giornalista che si chiama, se non sbaglio, Norman Rule, il quale quando ha visto la conferenza stampa di Raisi ha detto: beh, ci sono più microfoni che elettori nelle elezioni iraniane. Quindi questa è la prima cosa. Cioè c'è un forte tentativo di resistenza. E tanto che l'opposizione la conduce, incredibile ma vero, ma dobbiamo accettare la realtà per quella che è, l'ex presidente Ahmadinejad, il quale ha dato un'intervista, e l'intervista all'Independent Persian, e ha detto che la Repubblica Islamica ha perso il referendum che aveva indetto e che le elezioni devono dare la possibilità di esprimere la volontà di una nazione, ma così si sono convertite, cito testualmente, in un gesto vuoto, in cui si getta soltanto un pezzo di carta in un'urna per poi tornarsene a casa. Questa osservazione, aggiungo, un po' tristemente si potrebbe dire anche per molte elezioni in paesi democratici, ma in questo caso è particolarmente pregnante, nel senso che lui dice: non mi aspetto che delle elezioni possano essere un referendum, ma in questo caso sono state le autorità stesse, quello che dicevamo prima, che hanno detto che si trattava di un referendum e hanno chiesto al popolo di andare in massa alle urne. Dunque possiamo concludere, al di là delle dichiarazioni, che secondo Ahmadinejad e secondo una certa opposizione iraniana, coloro che sono la causa di questa situazione dovrebbero essere chiamati a risponderne, dovrebbero mettere da parte il loro atteggiamento di superiorità e rispondere alla gente. E ancora, insomma, quindi quello che voglio dire è che addirittura ci sono dei dissidenti fuori dall'Iran che dicono che ancora nessuno lo vuole ammettere, ma che con le ultime elezioni la Repubblica iraniana sarebbe crollata. Ora stiamo alla realtà, naturalmente. Io mi sono divisa in tre spicchi gli appunti, a seconda di quanto chiacchiero, poi mi fermo prima. Il presidente eletto ha fatto delle dichiarazioni degne della sua persona, cioè molto bellicose. Ha fatto sapere che non ha alcuna intenzione di incontrare Biden, così poi arriviamo sia agli Stati Uniti che all'Europa rapidamente, ma anche alla realtà della regione medio orientale, che è vero, rispondo a Marco Campomenosi, è vero che Biden ha di poco cambiato l'atteggiamento americano su tantissime cose, anche su tutte quelle che avrebbe detto che avrebbe cambiato immediatamente appena nominato presidente. Penso soltanto alla politica economica e penso agli immigrati, su cui aveva tanto strombazzato e ora invece li blocca al confine, e penso e non si entra negli Stati Uniti, è tanto semplice, col pretesto del Covid, e penso anche alle scelte
fatte verso la Cina. Però il tutto, e premetto quello che poi dirò dopo, il tutto, cari amici, è completamente annacquato. E da che cosa è completamente annacquato? Intanto da un'immagine che se ne dica in Europa di minore determinazione e autorevolezza di questa presidenza. Questa è una presidenza che gode come godeva quella Obama, è più debole di quella Obama, che gode come godeva quella Obama di una affrancamento dalle critiche continue e costante. Tutto ciò che fa Biden è bello, tutto ciò che fa Biden è buono. Parlo della stampa americana e parlo della stampa mondiale. E se Biden un giorno non si ricorda chi è, dov'è e perché, si fa finta di niente. Perché è un contrasto, è il contrasto con l'avversità della quale godeva, l'avversione della quale godeva il precedente presidente. Però, qual è il punto? Che sicuramente Biden, anche nel ritirarsi dall'Iran, dall'Afghanistan e dall'Iraq, non ha fatto niente di diverso da quello che già aveva in parte annunciato Obama e poi cominciato a mettere a punto Trump. Però va detto, e vorrei che mi dicessero se sono d'accordo poi dopo di me e le persone competenti che prenderanno la parola, però va detto che il Medio Oriente è un puzzle unico nella sua terribile complicazione, perché non è complesso, è complicato. Magari fosse complesso, è solo complicato, è solo quasi impossibile da gestire. Per una triangolation continua, per un alternarsi delle cose, cioè l'Iran gioca, gioca, medio, gioca con Israele, il Qatar gioca con Israele, cioè non è che soltanto sono movimenti su scacchiere regionali complicatissimi a volte da indecifrare. Ma voglio dire, la politica che stava facendo Donald Trump, che è culminata negli accordi di Abramo, che erano solo l'inizio di una serie di scelte basate sulla capacità di convincimento, sul fatto che fosse più conveniente riprendere relazioni con Israele, scambiarsi gli ambasciatori o comunque dei diplomatici, tornare a far partire i voli aerei, quel tipo di operazione a scacchiera di compromesso, diplomazia e pace, accompagnato alla mano dura con alcuni altri. Caro Iran, tu non avrai mai più niente a che fare con noi perché tu hai le sanzioni, perché tu non, il patto è cancellato, tu non rispetti gli accordi sul nucleare e sanzioni anche per chi continua ad avere il patto con te. Allora, quel modo di usare bastone e carota secondo la miglior tradizione dei presidenti americani più bravi, e contemporaneamente all'aver rafforzato la mano dura a sua volta di Israele, dandole ancora più forza, quello era un metodo. Poteva andare bene, poteva andare male, ma era il risultato di un progetto preciso e azzardato. Questa è la solita melassa in cui anche gli Stati Uniti si sono esercitati un sacco di volte. Di fronte a questa melassa, di fronte a questa melassa, per cui mi ritiro, appoggio quello diciamo, pacifista, appoggio un altro governo in Israele, indebolisco Israele, la convinco a finire la guerra degli 11 giorni e contemporaneamente dico che sono pronto a ridiscutere le sanzioni, che una frase del genere, sono pronto a ridiscutere le sanzioni, però voglio uno, due e tre, di fronte a dei canacci come gli Ayatollah significa una manifestazione di debolezza, come si è indebolito Israele interrompendo la guerra. Insomma, in questa condizione poi l'Europa ci si tuffa a pesce dicendo benissimo, allora noi non abbiamo più bisogno di avere timore di nessun contraccolpo. Cosa significa? Significa che in un momento di massima debolezza della Repubblica degli Ayatollah, della Repubblica Islamica, i segnali che vengono certamente dall'Unione Europea, certamente prima di tutto dal Medio Oriente, dove ha ripreso forza l'Egitto, questa è una cosa positiva però, certamente dal Medio Oriente e certamente dagli Stati Uniti, sono segnali che autorizzano a continuare ad andare avanti e non autorizzano né a trattare, né danno forza all'opposizione, né danno forza alla rivolta popolare. Ecco, molto, lo dico in maniera brutale, lo dico non da diplomatico, non da studioso, lo dico da osservatore che ha sempre immaginato che quello che c'era in Medio Oriente altro non era che la metafora della rana e dello scorpione, però se la rana e lo scorpione si ammazzano l'uno con l'altro è perché c'è qualcuno che da sempre sta a guardare e non interviene o interviene male. Tutto questo come premessa, a proposito della quale voglio dire un'altra cosa, però, perché siccome tanto affronteremo molti, molti punti, voglio invece parlarvi proprio un attimo, 5 minuti, della
Iran e Qatar come sponsor e mandanti di Hamas, che ormai a sua volta da gruppo palestinese è diventato un gruppo di azione di guerra, un proxy regionale. Perché lo dico? Per spiegare che mentre è al massimo della sua debolezza in patria e al massimo della sua crisi economica, l'Iran si comporta come potenza regionale e questo la rende, insieme alla debolezza nostra, continua a renderla molto pericolosa. Vediamo che cosa mi sono presa di appunti. Hamas non è più un gruppo circoscritto a Gaza, è diventato un movimento regionale. La strategia politica e militare di Hamas, infatti, non tiene più in considerazione soltanto gli aspetti locali, ma anche quelli dei suoi alleati in Medio Oriente, cioè l'Iran e il Qatar. La prova è stata data dal comportamento ultimo di, lo scorso, di Hamas nella guerra degli 11 giorni, cioè dopo che Israele ha bombardato Gaza 2 volte dal 15 giugno, in risposta ai palloncini incendiati lanciati all'unità Bak, Hamas ha nuovamente deciso di non reagire, dicendo che non sarà Israele a dettare i tempi della guerra. Questo cosa ci fa capire? Che Hamas non è più il movimento che reagisce, diciamo, in modo istintivo alle sollecitazioni o finge di reagire alle sollecitazioni popolari, e quelle arrivano, ma che è in realtà un movimento regionale che segue le logiche e le necessità dei suoi finanziatori, sostenitori. Questo che cosa mi porta a dire? Che Hamas non ha iniziato a suo tempo una guerra per difendere quelle 4 case che ha difeso a Sheikh Jarrah, ma per rispondere alla necessità di Teheran di fare pressione sugli Stati Uniti. E spero di non sbagliarmi, anche se spererei di sbagliarmi. In che senso? L'Iran, da qualche mese finanziatore di Hamas, e il leader di Hamas, in ogni loro discorso, il leader di Hamas si chiama Yania, in ogni discorso ringraziano l'Iran, ringraziano Teheran per il sostegno economico e militare e hanno iniziato, e Teheran contemporaneamente ha iniziato a negoziare che cosa? Il famoso accordo sul nucleare, quello con quella sigla, si chiama JCPOA, mi pare, se me lo ricordo bene. Quell'accordo, sapete, è stato raggiunto durante l'amministrazione Obama nel 2015 tra l'Iran, 5 membri permanenti del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, i 5 membri permanenti, cioè Cina, Francia, Russia, Regno Unito e Stati Uniti, più la Germania e l'Unione Europea. Nel 2018, sotto l'amministrazione Trump, gli Stati Uniti sono usciti dall'accordo, considerato non adeguato a prevenire l'acquisizione della bomba da parte dell'Iran. E accusando l'Iran, Trump accusò l'Iran personalmente di aver violato il trattato. E rilanciò le sanzioni economiche contro Teheran, minacciando sanzioni a tempo, nazione per nazione, contro coloro che in Unione Europea avessero deciso di continuare a fare affari con l'Iran. L'amministrazione Biden vuole unirsi nuovamente all'accordo, intende rifare l'accordo, anche su pressione europea, ma con nuove condizioni che il regime iraniano non intende accettare, perché ha visto il piatto ricco e intende usarlo. Teheran, se vuole vedere eliminare le sanzioni, però deve accettare di negoziare questo o questa. Allora cosa fa? Subentra il ruolo di Hamas. Perché? Perché l'Iran non vuole accogliere tutte le condizioni imposte dagli Stati Uniti, le vuole trattare, sa di poter contare su Hamas per fare una guerra regionale, e anche perché nel frattempo gli Hezbollah non si sono molto indeboliti, quindi Hamas è la nuova risorsa. L'Iran quindi utilizza l'escalation di Hamas contro Israele, l'ha utilizzata per 2 motivi: migliorare la sua influenza regionale sull'accordo nucleare con gli Stati Uniti; secondo, testare l'amministrazione Biden e che cosa? La volontà dell'amministrazione Biden di sostenere Israele. Vedete che è sempre tutto è collegato e tutto si tiene, e chissà io quante parti non ho capito e quante parti non sono in grado di dirvi. La guerra degli 11 giorni, che cosa ha ottenuto l'Iran? Finisco questo e poi smetto di tediarvi. L'Iran ha ottenuto quello che voleva. Perché? E questo ci deve far riflettere chi sta a Bruxelles e a Strasburgo.
perché nonostante Israele abbia vinto, e abbia vinto militarmente, ne è uscita politicamente indebolita dalla guerra, a differenza di Hamas. L'indebolimento politico, perché l'ha chiusa, ha finito quando stava vincendo e senza niente in cambio, ha causato un indebolimento e su richiesta di chi? Indovinate, o su non appoggio di chi? Degli Stati Uniti. Ha causato un indebolimento della sua influenza sugli Stati Uniti per quanto riguarda l'accordo nucleare con l'Iran. Perché chi è il maggiore oppositore di quell'accordo, visto che sta a due passi da lì, è Israele. E chi è che è l'obiettivo dell'Iran? Chi è che dicono ogni giorno di voler eliminare, distruggere, far sparire dalla faccia della terra? Iran verso Israele. Ce l'hanno nella carta fondante la distruzione di Israele, peccato che noi ce lo dimentichiamo. Israele è il maggior oppositore, vi dicevo, dell'accordo, del trattato. E indebolirlo politicamente equivale a spegnere, abbassare le voci che ci sono negli Stati Uniti. E questo è successo con l'Iran. Quindi è vero che l'Iran, con le elezioni che si sono svolte il 18 giugno, si deve occupare dell'insediamento del nuovo governo così debole e così via. Però sarebbe, mentre internamente indebolita, sarebbe da parte nostra molto stolto dire che lo sia sul piano regionale e sarebbe anche ingenuo da parte nostra non tenere in considerazione che l'Europa non ha mai preso sul serio le sanzioni di Trump, sperando sempre di prendere tempo perché ancora una volta è prevalso lo spirito, diciamo così, del commercio e se questo non vi fa suonare anche la Cina a me me lo fa suonare, me lo fa suonare, e quindi che l'Unione Europea più che mai, la Commissione Europea più che mai si conferma questo, una sorta di comitato d'affari, soprattutto a favore anche dell'Italia, perché l'Italia commercia, l'Italia ha bisogno del commercio con l'Iran, sono le condizioni che non riusciamo, politiche che non riusciamo a capire, che se non mettiamo quelle poi finisce come alcune ditte italiane che sono finite sanzionate pesantemente dagli Stati Uniti nel corso di tutto l'anno scorso. Quindi se noi dobbiamo rappresentare anche quelle, forse non dobbiamo incoraggiarli a continuare a fare affari fuori legge. Detto questo, tu hai da una parte l'indebolimento di Israele, che per noi è fondamentale. Ora lo so che voi parlate da chi è a Bruxelles, parla da un posto che è anti-israeliano come pochi al mondo, però poi noi dobbiamo sapere qual è il nostro avamposto in Occidente, chi è che ci difende da quelle parti. E quindi tu hai una situazione bifronte. Da una parte hai, come già accaduto altre volte in passato, e con questo chiudo, un profondo, serio, strutturato, maturo indebolimento di qualunque consenso del regime nel paese, dimostrato dal sabotaggio delle urne e più coraggio di così, dopo la richiesta del referendum, all'appello popolare non potevano avere, ma dall'altra parte hai anche una situazione economica che poi è quella sulla quale si potrebbe incidere per indebolirli definitivamente, e invece è proprio sul fronte economico e delle relazioni medio orientali e del rapporto con Israele che l'Iran si sta rafforzando. Questo non è buono neanche un po'. E con questo ho finito. Grazie Maria Giovanna per il tuo intervento e per gli spunti che insomma hai dato alla discussione. Passerei adesso la parola al professor Giampiero Cama. Prego, professore. Intanto grazie per l'invito a questo interessante evento che mostra come può essere utile anche uno scambio tra il mondo della politica e il mondo accademico, che ritengo sempre utile. Noi possiamo fornire alcuni spunti interpretativi e, diciamo, di ragionamento intorno a determinati problemi, e quello che possiamo fare è questo, cercando di fornire un ausilio in questi termini di comprensione, no? Degli eventi e dei fatti. A proposito di quello che diceva la Maria Giovanna Maglie, segnalo che sta per uscire un articolo, forse, se ce l'approveranno con il professor Pesce, ma proprio sull'aspetto, diciamo, diplomatico verso l'esterno, verso attori non statali da parte dell'Iran per realizzare i propri disegni strategici verso Hamas, Hezbollah, eccetera. No? C'è tutta una serie di rapporti tra il governo iraniano che sfrutta o affinità ideologiche dal punto di vista religioso o tattiche, come nel caso di Hamas, in questo senso. E non è nuovo l'Iran a questo tipo di tattiche, di strategie.
per allargare la sua influenza o per ottenere dei risultati come se fosse una scacchiera, come diceva in precedenza Maria Giovanna Maglie. Io mi occupo però oggi, il mio intervento riguarderà la dimensione interna del paese e questa ragione non solo per un interesse intrinseco verso una realtà politica molto molto interessante dal punto di vista anche degli studiosi, ma non solo, ma anche sulla base dell'assunto che ciò che avviene nella politica interna e anche riguardo all'evoluzione eventuale del regime ha degli effetti notevolissimi anche sulla politica internazionale, nel Medio Oriente, ma non solo. Noi sappiamo, ad esempio, che c'è un rapporto stretto tra domestic policy, cioè quella che noi chiamiamo politica domestica, no? Le sue evoluzioni, la politica estera. Non dimentichiamo che l'Iran era un alleato dell'Occidente e col cambiamento di regime è diventato uno dei principali competitor dell'Occidente. Quindi quello che succede all'interno di un sistema politico riguarda anche i paesi confinanti e il sistema internazionale nella sua globalità. Perché è interessante l'Iran? E perché è necessario comprenderlo? Perché non solo il Medio Oriente è una realtà complicata, complessa, ma anche la Repubblica Islamica, che è un sistema politico del tutto peculiare, originalissimo. Noi paradossalmente denunciamo la bassa affluenza e lo scarso peso in questa occasione del voto elettorale, ma ci rendiamo conto che quello è un sistema autoritario? La stessa cosa non la diremmo nei confronti della Cina, per esempio, o non l'avremmo detta nei confronti di un sistema come quello dell'Unione Sovietica. Questo dimostra che è una strana animale l'Iran, veramente curioso. Noi l'abbiamo definito un regime ibrido, perché combina, come tanti altri, ma in modo particolare, alcuni elementi tipici di un regime autoritario, ne ha tutte le stigmate prevalentemente, ma contiene anche elementi, diciamo, di pluralismo politico e di competitività. Qual è l'elemento originale della Repubblica Islamica? Ce n'ha tanti, è ibrido sul piano anche ideologico, perché contiene elementi in parte laici dal punto di vista della legittimazione, prevalentemente religiosi, che convivono insieme. Certo. Per esempio, molte cariche elettive si basano appunto su una base di legittimazione popolare, su base elettive. Altre cariche invece si basano su un principio di legittimazione tradizionale e religioso e convivono insieme. Ma la cosa peculiare è che, a differenza di molti altri sistemi ibridi, autoritari ibridi, avviene in Iran una cosa curiosa, anche meno forse in quest'ultima elezione, cioè che i regolamenti di conti interni al regime, di fatto, in parte almeno, vengono risolti attraverso un voto popolare. È come se in Cina le diverse fazioni, no, del Partito Comunista Cinese, che esistono, come in tutti i sistemi autoritari, trovassero un equilibrio e una regolazione attraverso un suffragio universale relativamente aperto. E credetemi, in molti casi è stato così. Ci sono elezioni davvero, diciamo, ci sono state davvero elezioni competitive in Iran, no? E lo dimostra anche il tipo di dibattito politico che si svolgeva alla vigilia delle elezioni presidenziali, dove si mollavano dei fendenti, diciamo, i candidati tremendi, equivalenti a quelli che ci scambiamo noi in Occidente tra diversi candidati, a volte anche peggio, con accuse sul piano diciamo, del merito politico e anche sulla qualità e caratteristiche personali dei candidati, accuse di corruzione, inadeguatezze e così via. Noi abbiamo selezionato, per semplificare questo aspetto, alcuni spezzoni video, no? Il professor Pesce, ma essendo, diciamo, osservatore privilegiato di quella realtà, mi ha fatto vedere dei video in cui davvero il dibattito politico tra i candidati era del tutto simile, analogo a quello che avviene nelle elezioni presidenziali nei regimi democratici. Questo è un unicum. Guardate, se vogliamo capire l'Iran, dobbiamo capire anche le sue peculiarità. È un regime chiaramente autoritario, ma nel quale le diverse fazioni e schieramenti politici, che sono divise tra di loro, e queste divisioni sono manifeste, queste fazioni spesso trovano un modo di regolare i loro rapporti di forza anche attraverso il voto popolare. Cosa c'è di nuovo, a mio avviso, in queste elezioni? Che questa volta è avvenuto qualcosa di inedito rispetto ai decenni precedenti, almeno dalla morte di Khomeini in poi. Cioè che la rosa dei candidati è stata fortemente delimitata, molto più che nel passato, ristretta, in modo da canalizzare l'esito. Nel passato la competizione era più genuina, i diversi schieramenti, pragmatisti, riformisti, conservatori,
si esponevano e accettavano almeno un minimo di rischio. C'erano brogli, a volte ci sono stati chiaramente, ma talvolta le elezioni erano davvero legate a un'incognita, no? Riguardo al loro esito. E questo infatti è anche dimostrato a volte dall'alta affluenza anche dei giovani a queste elezioni presidenziali del passato, perché c'era la speranza di un cambiamento, no? Quindi un sistema articolato, complesso, dove stranamente le diverse anime del regime trovano modo di palesarsi nei loro conflitti e danno spazio anche al voto popolare per dirimere i rapporti di forza. Questo è un elemento unico. Non esiste un sistema autoritario, anche ibrido, che abbia queste caratteristiche. Ce ne sono altri, anche la Turchia, la Russia sono sì regimi ibridi, prevalentemente a seconda di diversi livelli autoritari, ma funzionano diversamente, no? Hanno un pluralismo limitato, ma di diversa natura. Questo tipo di assetto politico, che è durato per alcuni anni, alcuni decenni dopo la morte di Khomeini soprattutto, ha consentito al regime alcuni vantaggi, che ne spiegano anche la sopravvivenza, bisogna capire anche questo aspetto. Da un lato ha consentito questa limitata competizione, seppur limitata, ha consentito un certo livello di inclusione di nuovi interessi, di nuovi soggetti nell'arena politica. E quindi in qualche modo ha reso il regime più inclusivo e flessibile. Ha consentito al regime di avere un minimo di monitoraggio, a differenza di molti altri sistemi autoritari, sullo stato dell'opinione pubblica. Attraverso le elezioni si poteva ricavare qual era la tendenza prevalente all'interno della società iraniana, in termini di politica economica, di politica estera e così via. Naturalmente il rovescio della medaglia di questo sistema è che spesso suscita aspettative esagerate rispetto ai cambiamenti, soprattutto nei confronti delle nuove generazioni, e questa frustrazione alla fine può rivelarsi anche un tallone d'Achille del regime, minare la legittimità alla lunga, e in effetti questa astensione così elevata sembra indicare questo gioco, no, di alimentare aspettative che poi vengono frustrate regolarmente, non so sino a quando può durare. Oltretutto, e si percepisce da alcune ricerche fatte proprio dal mio collega, come alcuni simboli di legittimazione tradizionali, prevalentemente quelli religiosi, stiano perdendo forza tra le nuove generazioni. E insieme a questo c'è anche il malessere legato alla crisi economica e anche allo sfoggio di privilegi da parte delle élite del regime e dei loro parenti, che è un altro aspetto, no, che in qualche modo sta contraddistinguendo questa fase della politica iraniana. Infatti molte proteste sono legate al caro vita e anche agli scandali, alle corruzioni e anche ai benefici e ai privilegi della classe dirigente. Questo è un elemento di novità, no? Che è emerso negli ultimi anni. Cos'è la domanda che ci si deve porre dopo questa elezione? Questa stretta inedita rispetto alla rosa di candidati, questa sorta di predeterminazione evidente dell'esito, inedita rispetto a tante altre occasioni, è un elemento, un fattore contingente, episodico, o segna un cambiamento, un mutamento di natura del regime, nel senso di una maggiore stretta autoritaria, nel senso che cioè quel tipo di regime ibrido cambia i connotati e diventa in senso stretto davvero un puro sistema autoritario, connotato da elementi oltre che di religiosi anche di nazionalismo? Questa è la vera domanda, no? Che io mi pongo, penso che si pongano tutti gli osservatori, anche gli studiosi come il mio collega Peshman. Questo è il punto, cioè se questo è un punto di svolta del regime equivalente a quello che io ho definito l'inverno brezhneviano, quello che è successo nell'Unione Sovietica prima della glasnost, no? di Gorbaciov. Perché solitamente i regimi in decadenza e in agonia, prima di cadere, hanno subiscono un'involuzione, una stretta autoritaria. Però c'è anche da dire che questa stretta autoritaria, eventualmente, non è isolata. C'è una tendenza in molte aree del mondo verso una, autocratizzazione. La vediamo in Cina, dove il potere personale del presidente cinese sta aumentando, sta diventando una sorta di dittatore personale. La stiamo vedendo anche in un sistema democratico come quello indiano,
dove stanno emergendo tendenze autoritarie in Birmania e così via, in Turchia, nella stessa Russia. Quindi c'è una tendenza. L'Iran potrebbe, in questo senso, seguire questo nuovo trend di autocratizzazione, di stretta autoritaria. Nel qual caso, avremmo delle conseguenze serie in termini di politica estera. Chiaramente il pluralismo interno, anche se limitato del regime, lasciava spazio a diverse opzioni, ad alcune diverse opzioni di politica estera internazionale. La stretta autoritaria è, diciamo, quello che si intravede, cioè il maggior peso dello Stato profondo, in particolare di Pasdaran, sulla politica iraniana, può determinare una evoluzione diversa della politica estera. E in questo senso, poi adesso lascerò lo spazio al mio collega che affronterà questo tema, cioè come questa evoluzione interna del regime possa davvero preludere anche a degli effetti sulla politica internazionale, accentuando alcuni caratteri della politica estera iraniana. Un'ultima cosa che riguarda, mi riferisco, diciamo, all'intervento precedente. In che misura un regime come questo può evolversi verso una democrazia? È una delle domande che ci poniamo anche insieme al professor Peshman, no? Perché il pluralismo limitato, i regimi ibridi, in teoria, almeno nella letteratura scientifica, avrebbero delle caratteristiche più favorevoli verso una transizione democratica, perché questi passi di pluralismo, le divisioni anche manifeste dentro l'elite del regime, possono fare eventualmente da sponda a un'eventuale opposizione per in qualche modo avviare una transizione di regime. L'abitudine anche al voto, alla contestazione elettorale, possono in qualche modo anche favorire un'evoluzione. Però questo non è affatto scontato, anzi forse diciamo, è l'esito meno probabile. Bisogna stare attenti che la crisi di legittimazione religiosa del regime non porti invece a un recupero delle istanze nazionalistiche, rappresentate prevalentemente in questo caso più che dal clero sciita, dai Pasdaran. E un'altra delle ipotesi possibili è che l'evoluzione autoritaria dell'Iran perda il carattere prevalentemente religioso, lo mantenga, ma come simulacro, e si avvii verso una sorta di islamofascismo, come diceva il professor Peshman in alcune conversazioni che ho sottoscritto, cioè accentuando, spostando i simboli di legittimazione da quelli prevalentemente religiosi da quelli nazionali, recuperando tra l'altro, come si cerca di fare, l'antica storia del paese, che è uno dei paesi più antichi, di più antica civilizzazione, come l'India, come la Cina e come la stessa Italia, bisogna dire, no? Recuperando quindi simboli più nazionali. E questo risulta pericoloso perché questa spinta nazionalistica, senza più veli, potrebbe indirizzare verso svolte avventuristiche e ancora più radicali la politica estera, dell'Iran. Poi sul fatto dell'efficacia delle sanzioni, anche qui bisogna stare attenti, anche gli oppositori, attenzione, del regime, almeno una buona parte, sicuramente hanno maturato come tradizione un forte senso di identità nazionale. E bisogna stare attenti nelle politiche di condizionamento, anche nelle politiche di sanzione, a non offendere il sentimento diciamo, di orgoglio nazionale dell'Iran, a prescindere poi dalle posizioni nei confronti del regime. Bisogna essere molto intelligenti nel eventualmente cercare di forzare, no, questa realtà in direzione di diciamo, di una democrazia, di un assetto maggiormente democratico, perché a volte, talvolta, effetti possono anche essere controproducenti. Non è detto, cioè, che una stretta, diciamo, nel senso delle sanzioni o di un condizionamento diplomatico, ottengano automaticamente il risultato di favorire un'evoluzione del regime in senso di o una sua caduta in qualche modo. Ma in questo senso lascio la parola al mio collega, professor Peshman, perché queste evoluzioni, appunto, della politica domestica sicuramente avranno effetti sulla politica estera del paese e anche sull'intera politica medio orientale. Grazie mille Giampiero. Innanzitutto vorrei ringraziare il gruppo Identità e Democrazia che ci ha invitati. È per noi un grande piacere, soprattutto avere, appunto, come diceva il mio collega, il professor Kama,
insomma, riuscire ad avere un collegamento e anche una partnership con anche la parte politica, perché poi noi studiamo, scriviamo e facciamo, però è importante avere i rapporti anche con i policy makers e il fatto di poter anche portare nella pratica alcuni studi e analisi. Quindi sono molto contento di questo e mi focalizzerò, dato che chiaramente il tempo forse stringe, su due aspetti in modo abbastanza conciso. La prima un po' di politica estera e poi ritorno per la parte finale appunto su alcuni aspetti relativi alla politica interna e appunto alla presidenziale attuale e cosa è successo con il boicottaggio o no, insomma, quel tipo di aspetto. Però come primo aspetto mi focalizzerei sul fatto che da 2003 fino al 2017, quindi durante quei 15 anni, noi notiamo come all'interno dello scacchiere medio orientale la partita completamente cambia. Nel senso che se la Repubblica Islamica dell'Iran fino al 2003, soprattutto negli anni 80, con l'ideologia che era a fondo della rivoluzione iraniana, quella poi denominata come khomeinista, si fondava anche sulla esportazione dell'ideologia islamica nel senso più complesso, non nel senso più settario, focalizzato sullo sciismo, sul sistema sciita, ma in senso ancora più ampio, dal 2003 in poi la partita cambia. Diciamo che l'invasione chiaramente irachena, la caduta di Saddam Hussein da un lato, prima chiaramente l'arrivo in Afghanistan, andando più avanti ha aperto un campo incredibile per la Repubblica Islamica dell'Iran, perché il fatto che in Iraq Saddam Hussein cade e quindi un governo che era autoritarismo puro, ma che comunque era contro, no? Che sono cose diverse come categoria, autoritarismo e secolarismo, ma che quindi comunque era contro il sistema sciita che era prevalente in Iraq, perché io sempre lo dico ai miei studenti, ricordiamoci che il centro dello sciismo mondiale non è l'Iran, è l'Iraq, anche dal punto di vista dello studio dell'Islam, è Najaf, Karbala, è lì che nasce lo sciismo vero della storia. Poi nel sistema iraniano in realtà è un po', se andiamo a studiare, lo sciismo viene utilizzato a scopo politico sin dal 1500 in poi, ma non entro nella parte storica perché diventa troppo lunga. Ma vorrei sottolineare il fatto che quello apre un campo enorme alla Repubblica Islamica dell'Iran per poter aumentare la sua soft power da una parte nel vicino iracheno. Questo anche perché poteva utilizzare non più l'Islam nel suo complesso, ma proprio l'identità sciita. Quindi lo sciismo politico diventa una risorsa simbolica del potere utilizzato nella politica estera della Repubblica Islamica dell'Iran. Dopodiché ci sono altri eventi importanti, le cosiddette primavere arabe, cosiddette appunto perché sono sempre categorie che spesso qui in Europa o in America li diamo, perché innanzitutto non sono capitate in primavera, sono capitate nel cuore dell'inverno, anche la rivoluzione iraniana, quindi sono gennaio-febbraio. Quindi nel cuore nelle rivolte arabe, quello fa sì che a un certo punto, come sappiamo, altri elementi del sistema medio orientale, quali la Siria e poi lo Yemen, in cui c'erano degli alleati del sistema sciita, relativo alla Repubblica Islamica, crollano. Quindi abbiamo una Siria più debole e quindi quello aiuta la Repubblica Islamica a poter penetrare anche Damasco, e soprattutto poi in avanti vediamo come anche nello Yemen, tramite gli Houthi, tant'è che gli Houthi chiaramente non sono sciiti 12 imani, sono sciiti zaiditi, ma comunque rientrano nella famiglia dello sciismo, e quello fa sì che la Repubblica Islamica riesce anche a penetrare lì. Fino al 2017 noi vediamo che a livello regionale Teheran diventa ancora molto più influente rispetto allo Shah, riesce a influenzare dal Mediterraneo fino al Golfo Persico, arrivando fino appunto sud dell'Arabia Saudita, e quindi un elemento importante dal punto di vista geopolitico. Ma questo aspetto viene facilitato anche da Washington, secondo la mia interpretazione, nel senso che l'arrivo di Barack Hussein Obama a Washington fa sì che si apre anche un'apertura incredibile verso questa espansione cosiddetta del triangolo sciita o della, diciamo, coalizione sciita, perché come ci ricordiamo soprattutto l'Obama 2, non l'Obama 1, si focalizza tantissimo verso l'apertura di quello che noi chiamiamo il political Islam, l'Islam politico nella regione, sia nella sua dimensione sunnita sia nella sua dimensione sciita. Nella sua dimensione sunnita, apertura al Qatar, che era promotrice
anche della fratellanza musulmana in Egitto e in altre zone del Medio Oriente e Nord Africa, e nella parte sciita invece chiaramente l'apertura, come conosciamo, verso Teheran, che poi porta, anche con il sostegno della signora Mogherini, porta a questa grande apertura, no? Che poi appunto porta al JCPOA, all'accordo nucleare. Ma paradossalmente, questa è una cosa molto interessante, questa apertura di Washington, di Obama, nei confronti di Teheran, fa sì che una serie di situazioni tra la Siria e l'Iraq si accentuino, perché il fatto che Obama sosteneva la Repubblica Islamica dell'Iran, e voi sapete che ci sono i documenti dove tantissimi enormi, diciamo, debiti dell'epoca dello Shah vengono mandati con l'aereo da Obama in Iran, quindi un enorme elemento, diciamo, di quantità di denaro viene mandato a Teheran, quello fa sì, ma automaticamente, che poi tutto questo triangolo sciita, che noi lo chiamiamo Hezbollah, i Houthi, Damasco di Assad e soprattutto l'Iraq, si rafforza sempre di più. E questo, in modo indiretto, aumenta la frustrazione del mondo sunnita, arabo, nel Medio Oriente. Quindi, secondo me, una delle ragioni indirette, chiaramente, oppure in inglese si dice in modo più politically correct, che adesso va di moda, unintended consequences, una conseguenza non voluta di questa apertura di Obama, a mio avviso, è stato anche la creazione del Daesh, ovvero dell'ISIS, perché il fatto di aver accentuato la settarizzazione all'interno del Medio Oriente, avendo appoggiato fortemente una parte, ha fatto sì che il povero siriano emarginato dalla partita e la parte irachena messa fuori, non inclusa nel nuovo governo iracheno, poi a un certo punto all'inizio a Raqqa e a Mosul, noi sappiamo che i primi giorni le persone locali erano contenti che erano arrivati questi qua dell'ISIS, e pensiamo dove li avevamo portati, che vedevano l'ISIS come salvatrici, come elementi di salvatori. Poi si sono accorti subito, perché il male, appena lo conosciamo, poi subito capiamo di aver sbagliato. Comunque, quel momento iniziale aiuta all'arrivo dell'ISIS. E tutto questo arriva fino al 2017, quindi un momento incredibile della politica estera della Repubblica Islamica, di potenza regionale, per queste varie ragioni che si sono create. Ma poi arriva chiaramente il cambiamento a Washington. La dottrina Trump, e soprattutto la dottrina Trump-Pompeo, andrà in modo forte contro questa apertura di Obama, cioè nel senso che noi abbiamo un'inversione totale di Washington nei confronti di quello che è il political Islam, quindi nei confronti di Teheran, della Repubblica Islamica, e nei confronti del Qatar e tutti gli elementi che sostengono l'Islam politico. Questo dal 17 al 21. E in questa chiave abbiamo visto, e simbolicamente, come le sanzioni economiche, la pressione unilaterale di Washington, fortemente anche il ritiro dall'accordo nucleare nel maggio 2018, ce lo ricordiamo tutti, ha fatto sì che questa apertura e potenza di Teheran si ridimensionasse in modo fortissimo, chiaramente con grandi costi, perché le sanzioni economiche pesanti hanno fatto sì che la questione economica in Iran precipitasse fortemente. Negli ultimi 4-5 anni la valuta persiana o iraniana ha perso più del 300-400% di valore, cioè se un euro valeva 4.000 toman 5 anni fa, oggi un euro vale 30.000 toman. Quindi il potere d'acquisto è crollato totalmente. Questa pressione economica però ha colpito sia l'elite della Repubblica Islamica sia la popolazione, tutti e due. E questo non è da sottovalutare, cioè che questa sanzione abbia colpito entrambi e abbia però accentuato in qualche modo la diseguaglianza sociale, che anche il professor Kama sottolineava, all'interno dell'Iran. E quella sarà la parte finale che toccherò. Quindi con la dottrina Trump, in realtà, noi abbiamo avuto un momento che la Repubblica Islamica dell'Iran negli ultimi 40 anni è stata veramente messa all'angolo. Nessuno mai aveva messo così all'angolo la Repubblica Islamica dell'Iran. Ci ricordiamo appunto, come sottolineavo, l'apertura di Barack Hussein Obama, che in realtà diede un grande fiato, una grande, insomma, apertura a Teheran. Vado verso la parte seconda, sottolineando che chiaramente con il 2020, gennaio, l'eliminazione del generale Qassem Soleimani, il capo delle forze armate del Quds, dei Pasdaran, che non era solo il capo delle forze armate, lui era il coordinatore di quella coalizione che ho sottolineato prima.
la sua eliminazione fisica in realtà era il sigillo fisico della dottrina Trump-Pompeo. Cioè, nel senso, noi non vogliamo l'espansione dell'Islam politico nella regione e andiamo contro. Questo lo si vede anche col sostegno al principe ereditario saudita, che in qualche modo nelle politiche dal up-down, alto in basso, si è cercato in qualche modo di diminuire la parte wahhabita, o comunque la parte islamista radicale sunnita che ha tuttora presa all'interno dell'Arabia Saudita. Tuttavia, la fine di Trump e l'arrivo di Biden porta in un'altra nuova fase, perché chiaramente oggi sappiamo che questa pressione non è più come quella, ma io sono molto d'accordo con l'europarlamentare, che mi fa molto piacere anche conoscere, Marco Campomenosi, che ha sottolineato il fatto che si sta continuando questo fatto anche, diciamo, di Biden, sebbene con un po' un volume più basso, però la direzione è quella. Secondo me la direzione è quella perché l'Iran è una grande partita contro la Cina. Il Medio Oriente, secondo me, è un po' come l'Europa dopo la Seconda Guerra Mondiale in questo momento. La partita del Medio Oriente tra gli Stati Uniti e il blocco occidentale europeo da una parte e la Cina dall'altra, perché ricordiamoci che oggi la Repubblica Islamica dell'Iran è completamente, o completamente no, diciamo in buona parte sotto l'influenza di Pechino. Anzi, oggi Teheran è sotto una grandissima influenza di Mosca. E questa è una cosa da sottolineare nel gioco, insomma, geopolitico, diciamo, occidentale. E vado a completare la parte, diciamo, che il professor Kama gentilmente sottolineava sulle elezioni presidenziali. Io ho sottolineato tre aspetti che mi sembravano, da osservatore e da analista, di quello che sta succedendo. La prima, chiaramente, io penso che ci sia stato un boicottaggio delle elezioni. Io penso che una buona parte della popolazione, anche da quello che io ho visto, ho sentito, per vari motivi economici, politici e altro, non è andato a votare perché ha voluto esprimere in buona parte il suo dissenso o la sua critica nei confronti di una certa elite all'interno della Repubblica Islamica. Ma perché questo è successo? Almeno ci sono tre questioni da sottolineare. La prima, e non è da sottovalutare, appunto, è la grande diseguaglianza sociale e economica che in questo momento l'Iran sta vivendo, in parte anche a causa delle sanzioni, ma non solo. Molto anche per la scarsa efficacia nella governance. E questo, attenzione, che va contro i principi, e questa è una cosa importantissima, va contro i principi fondanti dell'ideologia khomeinista, che era quella della giustizia sociale, che era quello che piaceva molto, come la Maria Giovanna Maglie, che sono contento che è tornata, sottolineava, della connessione che attirava una certa sinistra nel 79, che era innamorata di questo Ayatollah Khomeini, con la barba seduto sotto l'albero di mele, no? Che piaceva alla sinistra, no? Dice, ah, allora arriva questo qui, infatti se andiamo a vedere Foucault su Corriere della Sera come elogiava, no? all'Ayatollah Khomeini, perché c'era questa situazione in cui noi vediamo che la giustizia sociale da un lato e l'anticapitalismo o comunque una specie di terzo mondismo dall'altro accomuna una parte della sinistra e una parte dell'Islam politico. Solo che poi quando uno prende il potere mangia l'altro, questo dal punto di vista poi di quello che succede dopo, l'abbiamo visto anche con le cosiddette primavere arabe in Tunisia, per esempio, no? Però comunque, chiudendo l'aspetto e tornando sulla diseguaglianza sociale, oggi c'è un grande problema, in parte lo diceva il professor Kama, c'è il fenomeno cosiddetto in persiano degli Aghazadeh, che significa figli di papà, nel senso che oggi i figli dell'elite della Repubblica Islamica, quindi una parte del clero, una parte dei pastaran, una parte insomma dell'elite religiosa e militare, ma anche politica, ma soprattutto i cosiddetti riformisti o pragmatisti, quindi Rouhani, Zarif, Khatami, questi che piacciono molto insomma a una certa sinistra europea, i figli di loro vivono negli Stati Uniti, in Canada, a Londra, io sono stato molti anni a Londra, e vanno in giro con le Lamborghini. Quindi se... E addirittura pagano 10-15 mila sterline per cambiare la targa della Lamborghini e mettere un nome di un santino religioso sciita, Hossein o così via. Quindi se la critica allo Shah nel 78-79 era che era il cattivo imperialista filoamericano, no, il Savak che veniva e mangiava i bambini, ma dall'altra parte oggi c'è il grande problema che i figli dell'elite, una parte dell'elite della Repubblica Islamica, va in giro con le Lamborghini. E quindi i nuovi diseredati iraniani delle periferie,
non trovano più nella Repubblica Islamica Khomeinista quella rappresentanza. Questa è la vera crisi importante, perché la parte dei diritti umani, dei diritti civili, che sono da quattro decenni, che c'è un grande problema e continua a esserci. Ma questa parte invece, che era la base socio-economica della Repubblica Islamica, oggi non tiene molto. Ed è questo che ha portato, come voi sapete, alle rivolte del 2017 e del 2019, e soprattutto a quelle del 2019, dove un'altra ragione del boicottaggio, almeno secondo le mie osservazioni, è quello, perché la repressione enorme del 2019 ha lasciato un segno molto ampio e profondo nella società iraniana. E quindi questo ha fatto sì che tanti non sono andati a votare. Ricordiamoci che per 12 giorni, anche con il silenzio di personalità politiche quali la Mogherini, che è andata prima a stringere le mani, 12 giorni noi abbiamo avuto il blackout di internet in Iran. Io per 12 giorni non potevo contattare con WhatsApp, e qui nessuno o poche persone hanno parlato, non nessuno, poche persone hanno parlato di questo. 12 anni, 12 giorni di chiusura, e questo non è da sottovalutare. E in quei 12 giorni noi non sappiamo esattamente cosa è successo, lo sa chi era lì e che è andato a boicottare le elezioni. Diciamo che come punto finale è il double standard. Bisogna stare molto attenti, questo anche perché sono contento, insomma, che siamo con anche, insomma, europarlamentari e anche con colleghi. È molto importante non confondere il relativismo culturale con la questione di quello che succede. La questione del velo in Iran è una imposizione nei confronti delle donne iraniane, nel senso che alcuni vogliono mettere il velo, alcuni no, giusto? Il fatto di dire, e tante, diciamo, figure politiche femminili europee sono andate in Iran dicendo che mettono il velo per rispettare la cultura del popolo, questo è un grande problema, perché l'imposizione del velo è l'imposizione di un sistema autoritario alla società civile, dove non permette a una donna iraniana di scegliere se uscire col velo o no, perché quello andrebbe benissimo, uno vuole uscire col velo, l'altra no, ma una imposizione. Quindi se una buona parte del movimento femminile iraniano si batte per poter avere la libertà di scelta, poi si vede la svedese, l'italiana o qualsiasi che va lì e si mette il velo, si mette, allora di cosa stiamo parlando? E questo è un avvenimento molto importante dal punto di vista delle policy maker. Qui mi fermo, se no poi ci divertiamo troppo. Grazie mille ancora per il vostro invito. Ora, prima di dare la parola ad Anna, raccolgo un po' alcune delle segnalazioni che ci stanno arrivando da chi ci sta seguendo. Forse non l'abbiamo fatta abbastanza, ma è una premessa per noi fondamentale. Noi condanniamo la repressione senza se, senza ma, e vi posso testimoniare che sia io, ma credo anche Anna, come parlamentari europei stiamo ricevendo quasi settimanalmente segnalazioni di casi incredibilmente gravi. Credo che, certo, la repressione c'è stata lungo tutti i 40 anni di questo regime, ma oggi assistiamo a una situazione che è quasi di provocazione continua verso un Occidente che di concreto fa assolutamente poco o nulla. E vi assicuro che io, come membro della delegazione UE Iran, quando attacco il regime o sostengo certe iniziative, ricevo delle segnalazioni un po' strane, richieste di interviste di presunti giornalisti che non esistono, di cui non riusciamo ad avere traccia. Insomma, c'è una situazione molto particolare. I miei colleghi, uno svedese, qualche giorno fa, che su Twitter hanno fatto una comunicazione di un certo tipo, hanno subito anche certe intimidazioni. Quindi assolutamente, certo, la volontà di un cambio di regime è forte, lo sappiamo benissimo, specialmente da parte dei giovani, ed è esasperata anche dalla crisi economica, da un esempio negativo del regime, ma ecco, la repressione sta assumendo dei toni che non sono paragonabili ad altri regimi in questo momento. Non volevo rubare spazio ad Anna, è importante, insomma, anche da parte sua tirare un po' le somme di questo. Intanto controllo se ci sono altri spunti e poi magari anche Maria Giovanna se può concludere dopo Anna, così
anche per darci un po' una prospettiva. Grazie. Grazie Marco e grazie ai nostri ospiti. Un'ottima iniziativa questa del gruppo Identità Democrazia, guidato da Marco Zanni, con Marco Campomenosi che guida invece la delegazione della Lega a Bruxelles e che ha dal primo giorno questa posizione e che la consolida mano a mano che passa il tempo, anche perché siamo stati facili profeti, ecco, quando all'inizio attaccando e contestando la posizione proprio espressa dall'alto rappresentante Mogherini, che è riuscita a offrire uno spettacolo davvero difficile da comprendere da parte dell'Europa, noi confermiamo ogni giorno la nostra totale avversione a uno Stato non affine, all'Iran degli Ayatollah che non è affine, al contrario è uno Stato di fanatici, di jihadisti, autoritari, repressivo. E spesso, come dimostrano molti interventi che io ho potuto fare nella mia attività di parlamentare nazionale, con un sistema finanziario e bancario che è chiaramente e in modo acclarato uno dei canali di finanziamento del terrorismo internazionale. Beh, quindi noi davanti a un regime ibrido teocratico, come voi avete ben descritto, un'oligarchia che da un lato definisce sataniche e nemiche le politiche dei governi occidentali e dall'altro lotta per un'autonomia tecnologica da mettere al servizio della jihad, noi che cosa dovremmo fare? Aggrapparci ancora alla capacità della diplomazia di riuscire a proseguire in questo cammino di dialogo per impedire ulteriori passi in avanti verso una degenerazione totale? Noi non possiamo che credere in questo, ma dobbiamo sapere che le nostre parole hanno valore e anche hanno valore soprattutto le parole che non diciamo, quando restiamo indifferenti di fronte a invece un'escalation di degenerazione, che è quella che il professor Kama ha già descritto benissimo, che davanti al bivio cosa farà questo regime? Potrà migliorare, potrà avanzare sul terreno della democrazia o invece inesorabilmente peggiorerà? Io propendo per la seconda e lo faccio sulla base di un incidente legato a quell'ordine internazionale che oggi è sotto attacco. Quell'ordine internazionale dove io spero di poter annoverare sempre più paesi tra appunto paesi affini, ma soprattutto iscritti al club delle democrazie, che prendano atto e riconoscano che forse è arrivato il momento di anteporre questi valori alle grandi questioni economiche e commerciali che hanno pur sempre la loro grandissima importanza. Ma siamo sempre più vicini a un momento, a un punto di non ritorno, e lo vediamo nell'espandersi di alcune politiche autoritarie, innanzitutto promosse dalla Cina. Avete fatto benissimo a ricordare fin dall'inizio, come ha fatto Maria Giovanna Maglie, che lì c'è una delle chiavi più pericolose. Non è solo la regione, non è solo l'area sulla quale l'Iran aumenta la propria influenza, paradossalmente, no? Ciò che veniva imputato allo Shah Reza Pahlavi invece è riuscito all'Ayatollah Khomeini. E la grande operazione Soleimani, che il professor Pechman ha ricordato, sta lì proprio a dimostrare che quello era il punto nevralgico più importante da colpire per essere molto chiari, soprattutto nella nostra amicizia fraterna con lo Stato di Israele. Io lavoro anche, oltre che in commissioni affari esteri, nella delegazione di Europa-Israele, e grazie a Dio lì abbiamo tutti ben molto chiaro
Fuori da lì, invece, non abbiamo più tanto chiaro come una certa sinistra che in Europa continua a governare alcuni processi riesca a essere invece miope di fronte a un'alleanza pericolosissima tra Cina, Iran e non solo, passando per la Turchia, perché io considero il regime di Erdogan molto simile, o comunque avviato su una strada molto simile a quella del regime iraniano, ibridi sì, ma sempre più pericolosi, in un'influenza sul Mediterraneo che poi diventa, come presto credo i fatti ci dimostreranno, diventa interlocutore fondamentale per tutte le questioni legate allo sviluppo futuro dell'Africa. E l'Africa è il continente al quale dobbiamo guardare con maggiore attenzione, con grande rispetto e con maggiore attenzione rispetto agli effetti negativi, pericolosi per l'Europa e innanzitutto per l'Italia, che siamo piattaforma su quel Mediterraneo che non può che diventare il punto più delicato e il punto più fragile, quello che noi dobbiamo difendere. Ecco perché l'Iran definisce i nostri governi potenze arroganti e corruttrici dei paesi musulmani. Io lavoro anche nella delegazione NATO e lì, in quel contesto, sono l'unica italiana, peraltro. E beh, e noi è proprio lì che dobbiamo oggi riprendere con forza e con leadership politica nazionale, insieme a quella dell'Unione Europea, una nuova politica per la sicurezza europea. La sicurezza è dell'Europa, della NATO, dei nostri alleati, no? Fino all'India, fino al Giappone, a tutte quelle democrazie che possono allearsi per contrastare un fenomeno drammatico come quello di un Islam politico che dentro e fuori l'Europa è per noi oggi il pericolo più grande, perché armato, orientato e sostenuto dalla Cina, la più pericolosa potenza economica del pianeta, quella che produce nel suo ruolo di fabbrica del mondo, per esempio, la maggior parte di quelle emissioni di CO2 che vogliamo contrastare nel Green Deal, che dovremmo andare a contrastare in Cina prima ancora che in Europa. Ma per non aggiungere temi che magari c'entrano solo marginalmente con il tema di questa sera, io sono a confermare la nostra chiara e cristallina posizione contro l'Islam politico, contro il regime degli Ayatollah e contro il grande pericolo jihadista che si annida ovunque, dentro e fuori l'Europa. Nella Lega di Salvini gli oppositori al regime iraniano avranno sempre degli alleati. Grazie. Grazie Anna. Io chiederei a Maria Giovanna Maglie di concludere con una riflessione, ma magari partendo proprio dalle parole della collega Bonfrisco. Ma l'Italia in questo contesto internazionale c'è, è presente, i partiti, i leader italiani, il governo, insomma, qual è la tua riflessione? Volentieri, qualche spunto proprio così buttato là, perché poi in realtà mi pare che siamo tutti, meno male, d'accordo e concordi sul fatto che ci sono alcuni pericoli che non vengono affrontati in modo adeguato, ci sono alcune debolezze che i popoli vorrebbero che noi li aiutassimo a sfruttare per scardinare una situazione, e noi ci voltiamo dall'altra parte. L'esempio che ha fatto il professor Peschman delle signore della TV e della politica con lo straccio in testa, e dai tempi di Oriana Fallaci, che aveva di fronte il grande Ayatollah, quello serio, che non ci si vela. Io una volta, e non è necessario un grande coraggio, basta ricordare chi si è, perché si è là e qual è la tua dignità di persona, tutto qua. Io una volta, quando cominciarono ad arrivare tutti gli sciiti a Baghdad, dopo nel 2003, dopo l'ultima guerra, diciamo, dopo la fine di Saddam, una volta ero in piazza a vedere una manifestazione, arrivò uno e cominciò a dire: ti devi mettere il velo, ti devi mettere il velo, ti devi mettere il velo. E io gli dissi: tu ti devi lavare. E me ne andai. Cioè, ci vuole anche un minimo di coraggio, e tu ti devi lavare, per favore. Quel coraggio, poi dopo, vabbè, poteva andare male, ma nel momento in cui tu hai
partire da qui un'inviata del TG1, un'inviata della Rai e mettersi regolarmente questo segno di sottomissione in testa è veramente ignobile. Certamente, professor Peschman, c'è chi il velo lo mette perché lo vuole mettere e quelli vanno rispettati. Io però ricordo le povere donne schiave liberate da Boko Haram che la prima cosa che facevano era strapparsi il velo e tirare fuori i capelli. Mi viene in mente questa cosa perché la cosa bellissima della politica internazionale, la superiorità della politica internazionale per chi la segue rispetto a quella nazionale, è che veramente tutto è in qualche modo straordinariamente, brutalmente, miracolosamente collegato, perché vedete che abbiamo potuto parlare della Cina che rappresenta il vero pericolo rispetto al quale l'Europa è straordinariamente debole e l'Italia ha tentato di essere, e in parte lo è stata, straordinariamente complice fino a mentire agli italiani, a danneggiare gli italiani per salvare quegli affari, va bene? E l'Africa, che è terra di conquista della Cina già da tempo e forse troppo tardi, e l'Iran, che forse regge malamente economicamente perché ha l'appoggio della Cina, e veramente la straordinaria intersezione. Due cose pare che siano venute fuori. La prima è che in un mondo di Me Too, cancel culture, woke, l'indifferenza nei confronti dei diritti civili delle donne, degli omosessuali, di chi vi pare a voi, in quei paesi è totalmente indifferente all'Occidente. E questa è una condizione di gravità estrema, rispetto alla quale ancora facciamo troppo poco per denunciare, guardate, troppo poco. Cioè, mentre siamo qui a discutere se bisogna insegnare ai bambini che possono essere fluid gender, contemporaneamente di quel che accade lì e di quel che accade qui da noi, di gente che è venuta qui sperando di avere una vita diversa, non ci occupiamo minimamente. Questo è un gap culturale che non so chi, come, dove, quando possa colmare, perché io sulla Lega, sul gruppo Identità Democrazia, sul fatto che i partiti di centrodestra oggi siano i veri partiti liberali in Italia, che è l'altro paradosso che è accaduto nell'ultimo decennio, non ho dubbi. Il problema è che se tu non hai un governo forte e autorevole, tu non torni a fare una politica estera autorevole, e se non liberi l'Unione Europea dai lacci e laccioli di una finta politica comune, che poi è quella tedesca e francese, perdonatemi la brutalità, che poi è quella degli interessi tedeschi e francesi, non riesci più a contare niente. Certo che, come avete detto tutti voi, e ha detto bene Cinzia, l'Italia potrebbe tornare ad avere il ruolo che una volta aveva, in modi diversi e per ragioni diverse, che una volta aveva di fronte al Mediterraneo. E vi dico di più, che negli strateghi intorno a Trump, e Trump stesso, questo avevano in mente. Una volta avevano in mente, forse un po' ingenuamente, pensando di poter riavere il secondo mandato, avevano in mente, una volta chiarite le questioni di voto e di governo in Italia, e una volta fatti una serie di accordi di pace, di fare questo accordo con noi, però di fare questo accordo con noi indipendentemente da quello che sarebbe piaciuto alla Germania o alla Francia. E vedete che torniamo a questa Unione Europea in cui una commissione che non è votata da niente e da nessuno, che non rappresenta niente e nessuno, decide quali sono le nostre politiche anche internazionali, e se non riformi questo modo di essere Unione Europea, noi non ce la facciamo più a tornare a contare. Noi eravamo quelli di De Michelis, quelli di Craxi, quelli di Andreotti. Sono la prima Repubblica, l'abbiamo buttata a mare, ma ce lo dobbiamo ricordare cos'era nel mondo l'Italia e cosa potrebbe ancora tornare. Perché poi io non credo mai che, come posso dire, la declassificazione, il degrado, la classe C, quando prima tu eri là, sia eterna. Ci sono meccanismi che basta far scattare, dire la cosa giusta al momento giusto. Qui, 2 anni fa, l'altro giorno durante un dibattito, e faccio queste note personali perché ci aiutano, credo, l'altro giorno durante il dibattito a Pordenone, al Teatro Verdi, fatto dalla Lega del Friuli, c'era il direttore del Messaggero Veneto e del Piccolo di Trieste, che è il gruppo GED, eccetera, che a un certo punto dice, ma scusate, voi eravate con la Cina, voi avete fatto voi quando eravate al governo, voi Lega, dice a Vanni Agama e a Marco Dreosto, eravate dalla parte della Cina, e a quell'ora vi è piaciuto, avevate un sottosegretario che si occupava di questo.
è toccato poi a me parlare e io ho detto è vero, in quel governo lì il rischio di un accordo denominato Via della Seta che avrebbe finito di privilegiare completamente la Cina rispetto a noi si è verificato. Peccato, peccato però che la mattina della firma il segretario della Lega, allora ministro dell'Interno, fosse altrove. Perché poi magari se sei in buona fede ti imbrogliano fino a un certo punto, ti fanno credere che si possono fare accordi vantaggiosi e poi capisci che non è così. Noi siamo devastati dalla Cina e la Cina sostiene l'Iran, per tornare all'argomento del nostro dibattito. Non c'è dubbio che la politica delle sanzioni, come hanno detto il professore Peshman e il professor Kamman, che la politica delle sanzioni di Trump era una politica mirata, giusta. Le sanzioni sono utili. Ed è vero che il popolo soffre, perché credete che il popolo iraniano senza quelle sanzioni sarebbe stato tanto meglio, vista la situazione di corruzione spaventosa che c'è in quel paese. Allora, il punto è che le sanzioni, assieme agli accordi di Abramo, e ha un modo molto aggressivo di fare degli Stati Uniti, sono arrivati a creare di nuovo un punto di frizione più forte di quelli precedenti. Il punto è che adesso la relativa morbidezza di Biden, il non sostegno così forte a Israele e qualunque accenno di trattativa sulle sanzioni a cui l'Europa dia manforte, fanno tornare indietro la battaglia del popolo iraniano, o la battaglia di un'elite iraniana, o la battaglia di un'opposizione iraniana. Io non conosco abbastanza la situazione interna per sapere chi sia il motore. Quando ho letto che Ahmadinejad, mi si è ghiacciato il sangue nelle vene, però poi si fa di necessità virtù, per carità, non starò qui a dire che ci vuole quello duro e puro. Ma se tutto questo difficile meccanismo che potrebbe portare a una dissoluzione di quel regime e quindi dare una mano a tutto l'Islam, perché quella è un covo di grandi di proporzioni incredibili, se questo tu non puoi non lo aiuti, non lo agevoli con diverse politiche europee, americane e nazionali nostre, questo ministro degli esteri, semplicemente quello italiano, non c'è, è sede vacante. Sono molti anni che sede vacante il ministro degli esteri, era sede vacante anche col primo governo Conte, quando c'era io lo dico pubblicamente, ecco perché lo dico anche a voi, io in televisione, quando c'era il primo governo Conte, poi il secondo e poi ora il governo Dai, quando mi dicono il ministro degli esteri, dico perché c'è un ministro degli esteri, non è sede vacante? Secondo me è sede vacante, non ne sono né in grado né gli va di fare niente. Che ci sia un ministero degli esteri in Italia inesistente è cosa gravissima anche per il lavoro che fate voi in Europa. Che ci sia un'Unione Europea che strizza l'occhio a chiunque gli consenta di fare affari, indipendentemente da qualsiasi criterio di correttezza politica, di relazioni, di rapporti internazionali, è altrettanto grave. Ma se non si potrà avere un governo frutto di voto in Italia, nulla si potrà pensare di poter fare seriamente. Questo è un governo tampone, come quelli che ci obbligano a fare in continuazione. E se non sarà riformata l'Unione Europea, voi avete firmato, della Lega insieme ad altre 16 componenti, avete firmato un documento che io ritengo un ottimo punto di inizio, perché così com'è non serve a niente se non come enunciazione, ma un ottimo punto di inizio per cominciare a pretendere all'interno dell'Unione Europea una riforma, una qualche riforma che da una parte restituisca sovranità alle singole nazioni e dall'altra dia forza all'azione unica dell'Unione Europea. Questi paesi che avrebbero bisogno di noi al momento sono abbandonati e la congiuntura di un Iran in cui le elezioni, la situazione economica, la dipendenza dalla Cina, la corruzione hanno dato luogo a una situazione, a una condizione molto favorevole per un cambiamento, che venga sprecata dalla situazione dei paesi occidentali e dalla debolezza dell'Occidente, mi fa veramente arrabbiare. Grazie. Grazie Maria Giovanna Maglie. Ricordo che io vi parlo dal Belgio, dove un diplomatico iraniano, anzi due mi pare, sono stati condannati per un attentato terroristico che stavano preparando contro gli oppositori iraniani. Questo mi ero dimenticato di dirlo. Quindi grazie Maria Giovanna Maglie, grazie grazie a Anna Cinzia Bonfrisco, grazie a Marco Zanni che non è più collegato con noi, è dovuto assentarsi. Grazie professor Peshman Abdul Mohammadi, grazie professor Gian Piero Cama, insomma, speriamo grazie. Di tornare presto a parlare di questi temi, è stato un Un piacere. piacere enorme. Tanto, Grazie ancora.
Saluto a tutti. Saluto a tutti. Ringrazio Massimiliano Ferrari, che è stato lui che mi ha messo in connessione con voi. Ah, giusto, è vero. È stato esatto. Ha predisposto il collegamento. Grazie Ferrari, un preziosissimo e validissimo aiuto per noi. Ciao cari, arrivederci. Ci sentiamo. Arrivederci.